noi siamo abituati. Come i nostri antenati, anche oggi, noi stamattina ci siamo radunati con lo stesso spirito, con quello spirito per implorare dal Padre il bene. Quel 15 luglio del 1766 i nostri antenati qui, in questa stessa chiesa, pregavano forse anche solo per aumentare di un solo minuto altro la vita di San Pompilio. Oggi noi preghiamo San Pompilio perché ci liberi da questo male che è così invisibile, così incomprensibile, che non ci sta dando la possibilità di ricominciare a volare. Eppure oggi San Pompilio, da questa cattedra da cui ci parla, ci ripete una delle sue frasi, quelle che abbiamo ascoltato forse tante volte: cerchiamo il gusto di Dio. Che non è un solo modo di dire. Quello ripetere continuo di Padre Pompilio Maria, no, a tutti quanti, nelle sue lettere, nelle sue predicazioni: guardiamo a Dio, vediamoci in Dio, cerchiamo il gusto di Dio. Per San Pompilio non era una massima per cui dice: mo la dico, prima o poi diventerò famoso. Ma era un dire agli altri ciò che era la sua stessa vita. Un volgere lo sguardo verso l'alto. Un camminare con i piedi su questa terra, ma guardando al cielo. Tanto che stamattina stavo rileggendo alcuni scritti che raccontavano le ultime ore vissute di San Pompilio. E mi colpiva che tutti, Don Pietro Mazzotte, il rettore dell'epoca, tutti quanti dicono una cosa: che quando San Pompilio morì era così tranquillo che nessuno si accorse che stava morendo, nonostante 13 giorni di lunga malattia. Perché era sereno, perché quel ricercare Dio, quel correre verso Dio, verso la meta, lo aveva reso sereno. E allora San Pompilio ha fatto una cosa e oggi ce la insegna: ha guardato la sua vita con gli occhi di Dio. E quindi ogni cosa l'ha vissuta non come una privazione, ma come un'opportunità. Gli è stata tolta la facoltà di predicare nel Regno di Napoli, è stata l'opportunità per predicare nel centro Italia. Gli è stata tolta la possibilità di avere contatti con le persone, perché era ritenuto indegno, che metteva a dura prova il clero e i governanti dell'epoca. Per lui non è stato togliere qualcosa, ma è stato guadagnare. E anche nell'ultimo istante della sua vita, per San Pompilio, non è stato togliergli la vita, ma guadagnare, come dice l'Apostolo Paolo, il premio che Gesù ha preparato. Ecco allora questa serenità di San Pompilio, di Padre Pompilio Maria, che ha riempito i cuori di tanti, oggi riempie anche i nostri. Quel 15 luglio, il giorno della sua morte, qui la gente guardava alle ultime ore di San Pompilio come qualcosa che gli veniva tolto, come se la morte di San Pompilio fosse una privazione. E allora le lacrime, il dolore nel volto di tutti. E invece abbiamo tutti guadagnato da quella morte. Non ci è stato tolto un padre, ci è stato dato un santo. E allora in questo tempo che noi stiamo vivendo oggi, dopo questi mesi di pandemia, noi abbiamo la doppia possibilità di guardare a ciò che ci è stato tolto o di cercare l'opportunità di andare avanti guardando a quello che ci è dato. È facilissimo oggi dire: ci è stata tolta la festa di San Pompilio.
È vero, realmente non abbiamo fatto la festa di San Pompilio. Non c'è stata la grande processione, non c'è stata la banda, non c'è stato i fuochi d'artificio, pochi, tutto limitato. È verissimo, c'è stato tolto. Ma non c'è stata tolta la possibilità di fare festa con San Pompilio. Ci sono stati tolti i segni esteriori, purtroppo. Ma non c'è stata tolta la possibilità di venire qui ad imparare ancora da lui. Oggi forse ad imparare l'essenzialità. L'essenzialità che non significa non avere la capacità e la possibilità di voler volare alto. Soltanto ciò che non vogliamo, noi non facciamo. E se nella nostra testa ci abbiamo l'idea di non fare qualcosa, non la facciamo. Però questo non è ascoltare ancora una volta l'esempio e l'insegnamento di San Pompilio. Quando dice, vediamoci in Dio, a Lui solo guardiamo, cerchiamo il gusto di Dio. Perché il gusto di Dio ti fa volare alto. Il gusto di Dio non ti fa rimanere mai nella mediocrità. E per quanto la vita di Pompilio sia stata una vita nascosta, non è mai stata una vita mediocre. Allora San Pompilio oggi ci richiama a questo, ci richiama a un'essenzialità che punta in alto. San Pompilio oggi ci ricorda che non basta vivere quel poco, ma bisogna entrare nelle logiche di Dio. Allora noi oggi sì, lo stiamo festeggiando in tono minore, ma questo non significa che non ha lo stesso valore questa festa rispetto a quella dell'anno scorso, a quella del giubileo di qualche anno fa. È la stessa festa se noi con l'animo giusto andiamo incontro a Lui. La processione la rifaremo, la banda suonerà, devono suonare, perché la mediocrità passa anche dal non ascoltare i bisogni della gente. E oggi la gente ha anche bisogno di questo. Voi pensate che oggi una banda che avesse suonato sul sagrato della Chiesa non sarebbe stato nel cuore di tutti un motivo di gioia? Bene, se pensate questo, vuol dire che abbiamo ascoltato il popolo. Se pensate che la banda è superflua, stiamo sbagliando. Perché dopo la pandemia abbiamo bisogno di risentire la gioia, di risentire il gusto di Dio. E per noi meridionali il gusto di Dio passa dalla banda e dai fuochi. E la festa di San Pompilio sono banda e fuochi, eppure le lucette. È tutto. Allora sì, questa solenne celebrazione, quella di stasera ancora più solenne con il Vescovo, ma ricordiamoci che tutto fa festa, che tutto diventa l'opportunità per ripartire. A me personalmente, oggi la banda sul sagrato della Chiesa mi avrebbe messo tanto motivo di gioia per dire che anche Campi sta scegliendo di rivolare alto e riparte da qui, da questo santuario che per noi di Campi è cuore. Qui batte il cuore di Campi e nessuno lo può negare, perché vuoi o non vuoi, un campiota prima o poi si scontra con San Pompilio. L'abbiamo fatto e continuiamo a farlo. È qui il nostro cuore. E oggi noi da qui saremmo dovuti ripartire. Però non guardiamo a quello che ci è stato tolto. Prendiamo anche questa come un'opportunità per ricominciare, come un'opportunità per rimetterci in gioco e dire sì, vogliamo ripartire. E lo facciamo sotto quel manto e sotto questa figura austera di San Pompilio, che è il nostro cuore. Possiamo avere tutti i gioielli che vogliamo nella nostra campia. Sì, la collegiata è bellissima. Chi può dire che la Chiesa Madre non è bella? Abbiamo tanti piccoli e grandi gioielli, ma il nostro gioiello più grande sta qui. È la santità di San Pompilio, che ci richiama all'essenzialità di Dio e ci fa volare alto. E allora, se vogliamo ripartire,
Eccolo il nostro start dopo questa pausa. Ripartiamo da qui. Facciamo festa con San Pompilio e diventerà un ricominciare gradualmente quella normalità verso cui tendiamo tutti. E allora, come diceva Pompilio, Dio, Dio, Dio e niente più. Cerchiamo solo il gusto di Dio, che è la cosa più bella che abbiamo, e Lui ce lo dimostra. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, al Signore che nella cena di Emmaus si rivelò ai Suoi discepoli nell'atto dello spezzare il pane, chiediamo che aiuti anche noi a ritrovarlo nella bellezza di questo gesto, segno di condivisione e intimità con i fratelli. E per intercessione di San Pompilio leviamo le nostre preghiere dicendo: Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci. Per noi, Chiesa di Dio, perché accogliendo l'esempio di San Pompilio diveniamo sempre più consapevoli che solo una testimonianza totale e assoluta della parola di Dio può realmente sanare la società di oggi d'egoismo, indifferenza e materialismo, preghiamo. Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci. Per i padri scolopi, perché continuino a far vivere nelle loro opere l'infaticabile apostolato di San Pompilio, tutto teso al servizio dei bisognosi, degli ultimi, dei dimenticati. Il Signore li aiuti a riconoscere nel mondo di oggi le nuove forme di povertà materiale e spirituale, e sull'esempio di San Pompilio conceda loro di spendersi interamente per gli altri, preghiamo. Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci. Per i giovani, perché pur nel difficile mondo di oggi possano trovare guide sincere e modelli autentici, che come San Pompilio si prendano amorevolmente e totalmente cura di loro e sappiano comunicargli la bellezza della verità, il senso della vita, l'ardore per l'impegno a servizio di Dio e degli altri, preghiamo. Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci. Per la pace nel mondo e nelle famiglie, perché acquistiamo coscienza del fatto che tutte le guerre che si combattono quotidianamente cesseranno non solo quando le armi finiranno di colpire, ma quando tutti impareremo a ricercare la concordia tra di noi. E sull'esempio di San Pompilio apriremo il nostro cuore al perdono e lo chiuderemo per sempre al rancore, all'odio e alla vendetta. Preghiamo. Dio sorgente di ogni santità, ascoltaci. Per gli ammalati e gli anziani,
perché l'esperienza della malattia, della vecchiaia, della solitudine non prevalga sulla loro fede nel Signore, ma sia per loro occasione per testimoniare, come San Pompilio, l'amore totale per la croce e per noi condizioni in cui riconoscere Cristo sofferente. Preghiamo. Dio sorgente di ogni santità, ascolta. Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio di San Pompilio Maria, tuo servo ed amico. Per la sua preziosa intercessione donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La partecipazione ai tuoi misteri ci riempie, Signore, della luce del tuo Spirito, come illuminò San Pompilio Maria e lo fece apostolo generoso per la crescita della pietà nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che a lui prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Yeah.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, rendimento di grazie a questo sacrificio di Dio Santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradire, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pompilio Maria, San Giuseppe Calasanzio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa,
e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Signore, che in questa santa Eucaristia ci hai nutriti di Cristo, pane della vita, sostienici anche con la sua parola, perché conosciamo più a fondo la tua verità. E sull'esempio di San Pompilio Maria sappiamo viverla in carità operosa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Pompilio Maria, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Pompilio Maria la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Pompilio Maria ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. E buona festa a tutti.